Ragazzuoli, benvenuti su questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi su questo video vi porto un qualcosa di molto, molto particolare. Come avete ben visto sicuramente dal titolo della miniatura, ragazzi, la nuova Pinnacoli Pendenti è cambiata per l'ennesima e per l'ennesima volta. Purtroppo, ragazzi, questa città non può stare tranquilla che dopo poco tempo già la cambiano. Come voi sapete, ragazzi, Pinnacoli, peraltro, è sempre stata la mia città preferita e vederla ridotta così, diciamo che un po' mi dispiace. Però devo dire che l'evento in sé, per questa Pinnacoli Pendenti, non è stato e non è, diciamo così, malvagio. Anche se spero che riportino Pinnacoli, diciamo, al vecchio stile o comunque uno stile molto migliore di adesso, perché comunque il fatto che non si possa buildare e farmare e distruggere le costruzioni, diciamo che rovina un po' il gameplay di Fortnite. Però diciamo che mi farebbe piacere anche sapere cosa ne pensate voi, quindi ragazzi scrivetemelo qua sotto nei commenti cosa ne pensate riguardo alla nuova Pinnacoli. Quindi ragazzi, io vi dedico questo bellissimo game che è davvero davvero bello, con uno start fantastico a Pinnacoli. E niente ragazzi, come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video per supportarmi e ricordate anche di utilizzare il mio codice creatore Croatomis nell'item shop di Fortnite per supportarmi indirettamente. Ma ora ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e godetevi questo video. Woohoo! Benvenuti ragazzi! Madonna, vieni qua! No, non entrare! Ok, bene. Secret Moonglide, cheat ragazzi! Ma è sotto, non capisco ragazzi. Attimo che mi devo concentrare. Bob! Cioè, ragazzi, avete visto il nuovo cecchino per caso? Che voglio prenderlo. Mi serve il nuovo cecchino. È questo? Ok, è questo. Sì, è un assalto, ma per me è come se fosse un ACOG. Quindi non è né un assalto né un cecchino. È un ACOG praticamente. Quindi sì, vabbè, una R è strano. Comunque questo fucile, raga, è veramente forte, perché comunque è praticamente, è come un ACOG. È fortissimo sta cosa. Oh cazzo. Era un po' confuso. Combattore, questo lo prendo però. Dai però. Peccato, volevo fare un trick, ma non è stato possibile. Li fightano? Sì, li fightano. Ok, posso andare lì allora. Ci sono due robot e la cosa mi dà veramente fastidio. Ho fatto a non fare a cassa.
bellissimo questo. Oh mio Dio, fantastico ragazzi. Che forse non devo trollare, ragazzi. Non mi conviene farlo. Non mi conviene. Ma gioco seriamente e basta. Non posso trollare, non me lo permettono. Devo stare attento a trollare perché i giocatori ormai sono tutti molto assatanati, quindi rischio veramente di fare una cazzata e perdere il game. Solo che voglio fare le... Voglio fare i trick quelli belli. Ora che c'ho il Garand, almeno per oggi. Ma tu quanta gente qua. Questi li posso fare cadere. Forza, no, forza no. Dopo l'ammazzo tutte e due. Eccolo ragazzi, il fucile oro. Eccolo qua. Sapete qual è il problema? La cosa che mi preoccupa è che l'ultimo player, che forse ho anche visto, prende il robot. Se prende il robot l'ultimo player, con le armi che ho perso il game. Palesemente. Però forse è lì. Mi era sembrato, non lo so. Io nel dubbio vado a prendere io il robot, ragazzi. Anche se non vorrei usarlo contro l'ultimo player. Vorrei proprio tenerlo giusto nel caso in cui lo dovesse prendere il robot anche lui. Questa è l'unica cosa che voglio fare. Prendiamolo e aspettiamo. Eccolo. Quindi fa 35 in body questo qua. Ok, perfetto. Ma quindi devo mirare poi al mirino, giusto? Non devo fare tipo come il cecchino che va... Madonna, 70 in HS è tantissimo. Questo qua salta e mitta. È assurda questa cosa.
Allora. Comunque sto frame droppando tantissimo.